Grazie al professor Paolo Di Marco dell'Università di Bologna che gestirà una sessione di questo evento Oticon che riguarda appunto il business, l'aspetto del mercato. Sarà molto interessante la sua relazione perché si concentra sul discorso dalla cura all'assistenza sanitaria. In cosa Certo. consiste questo È concetto? un passaggio abbastanza interessante. Diciamo che da un punto di vista del marketing ci si sta spostando tantissimo sul tema del marketing relazionale, del marketing one-to-one, che sono due caratterizzazioni che di fatto interpretano fondamentalmente tutto quel sistema medicale che fa capo all'utilizzo di dispositivi. Quindi rientra anche tutto il tema di carattere radiologico. E per quanto riguarda la sua esperienza, quante difficoltà ha il settore audiologico dal punto di vista proprio della gestione commerciale della relazione? Siamo in un settore che è ancora, diciamo, non maturo per determinati approcci. E in altri campi, sto parlando per esempio nell'ambito odontoiatrico, i passaggi sono già stati fatti, siamo decisamente più avanzati. Però questo non vuol dire che l'ambito audiologico non sia, e audoprotesico ovviamente, non sia adatto per fare un certo tipo di percorso. Anzi, probabilmente i risultati saranno anche migliori. Oggi lei parlerà a una platea eterogenea, composta da medici, audioprotesisti, quindi ognuno con il suo ruolo e insomma, dovranno anche imparare a lavorare insieme, da quanto si dice. Qual è il messaggio che intende portare? Il fulcro è proprio questo, lei l'ha ben stigmatizzato attraverso questo binomio, diciamo, medico, diciamo, tecnico. È una relazione che nel passato in altri ambiti medicali si è strutturata e ha dato ottimi risultati. In questo caso la relazione che c'è col paziente, quindi paziente-cliente, permettetemi di usare questo termine, in realtà si deve poi trasferire anche nella relazione tra tecnico e medico e questo probabilmente sarà il punto di forza di una strategia che nei prossimi anni darà i suoi frutti. Questo è un evento un po' inedito in Italia, nel senso che è un po' la prima volta che in questo settore si coniuga l'argomento scientifico, sanitario a quello più strettamente commerciale. Lei crede che sia, diciamo, un primo passo verso un futuro che deve avere questa direzione o ci sono, a suo parere, insomma, dall'esperienza sua, altre possibilità per lo sviluppo del Ma settore? probabilmente ce ne sono molte di possibilità. In questo senso, però, questo è quasi un passaggio obbligato. Magari sarà lento e poi via via, diciamo, si svilupperà, però è un passaggio obbligato che necessita di un impegno da parte di tutti. Sto parlando sostanzialmente dei tre soggetti in gioco, quindi il medico, il tecnico e il paziente. Più questa relazione si fonderà e più otterremo risultati migliori e sicuramente diciamo, un canale, così come si dice in marketing, molto rafforzato e probabilmente che produrrà effetti positivi per tutti e tre i soggetti in gioco. La ringrazio e buon lavoro. Grazie a lei.